per il primo giro da fare uno stereatore dal pubblico. E in realtà il vero problema da qui in avanti non è quello che è il contenuto della riforma, della revisione costituzionale. In realtà è quello che noi riusciremo a far capire, che quali sono i problemi contenuti all'interno di questa revisione costituzionale. Quindi le prime quattro domande riguardano questo, riguardano la comunicazione, riguardano la televisione pubblica, ovvero com'è possibile che la televisione pubblica finora non abbia detto nulla e come è possibile rompere questo silenzio. Riguarda l'elaborazione di proposte, l'elaborazione di soluzioni, per parole semplici, per poter fare in modo che questo, che quanto contenuto in questa revisione costituzionale venga anche, riusciamo a farlo capire a tutti qual è il vero problema che è contenuto all'interno di queste norme, che non per tutti sono facili da leggere. Poi per la festa del 2 giugno, e quindi comincio il giro anche da Lidia, c'è un nostro compagno che ci chiede come possiamo fare a parlare in TV anche al 2 giugno di queste problematiche, fare in modo che anche la festa del 2 giugno possa assumere un connotato di difesa della nostra Costituzione rispetto a quello che è l'attacco che adesso per l'ennesima volta viene fatto. Sì, prego. Beh, intanto questa festa bisogna farla, perché se no non ha nessun effetto. Io sono lussemburghiana, ma mi trasformo rapidamente in leninista e dico, ma che fare? Fare tante belle feste del 2 giugno, dicendo la sovranità popolare sta qui, secondo comma dell'articolo 1 della Costituzione, fino all'articolo 1 della Costituzione ci arriviamo. La sovranità appartiene al popolo, non è prevista delega, che la esercita. Dunque, cominciamo a esercitarla occupando tutti, parzialmente tutti gli spazi di verde pubblico ed operandoli per svegliare la voglia di ricominciare a fare qualcosa. Si può fare appello solo alla nobiltà d'animo? Magari sì, ma insomma non è così. Ma se si fa appello al mangiare e bere insieme, io, secondo me la risposta è più significativa. Davvero, fare delle grandi feste del 2 giugno, dove ci sono delle mangiate bevute in comune, si può rimanere sobri fino alle 22, poi anche lei ci può andare un pochino oltre. No, diciamo, ma al massimo sobri, non meno, non austeri. Io sono per mobilitare molto anche la voglia di fare, l'allegria, il gioco, il trovarsi, dire battute. Perché una delle ragioni per cui c'è il disamore verso la politica è anche che è una noia mortale. Io ho mangiato pane politica tutta la vita, faccio fatica a leggere i giornali, in televisione guardo solo i gialli perché mi diverto solo lì. Quindi non è, bisogna risvegliare. Allora, siccome è vero che appena si tocca un punto sensibile vedete che assemblee vengono fuori, senza sottovalutare il lavoro di chi ha organizzato questa assemblea, ma se non ci fosse un'aspettativa anche tutto il lavoro per organizzare non avrebbe dato questo risultato. Quindi bisogna capire che questo paese non è ancora morto, è lì che sotto sotto c'è tutto un brulichio, una serie di domande, una voglia di rifare qualche cosa. Bisogna trovare come svegliare questo. E io penso appunto che il convito e il simposio, non per niente sono anche dei nomi di opere filosofiche, però fanno riferimento al fatto che mangiare insieme, bere un po' insieme, comporta anche lo scambio di parole vere, non inventate, non dal pulpito, non dalla cattedra, ma col piede sotto il tavolo si chiacchiera, si racconta, tutti raccontano i loro episodi. Secondo me questo, il 2 giugno di quest'anno sarà un'anticamera favolosamente importante per il risultato d'autunno, e se riusciamo a organizzare semplicemente, non c'è bisogno di niente, perché l'occupazione pacifica degli spazi di verde pubblico non occorre nemmeno chiedere la domanda, deve solo presentare, dice andrò lì, poi semmai non occorre, non chiedere il permesso di fare una manifestazione, se vado lì, se ti dicono vicino c'è un ospedale, cambia posto, può essere l'unica risposta che danno, ecco, ma se no non ti possono impedire questo. Quindi questo spazio bisogna assolutamente usarlo, perché è l'anticamera di un possibile successo. Io non userei né la parola vittoria né la parola battaglia, devo dire, perché ho una fissa che è quella di
diciamo, disinquinare il linguaggio politico di tutto il simbolico militare. Quindi no battaglia, perché quando mi dicono signore solo una battaglia politica, io penso a Letta e mi viene subito la coltellata simbolica nella schiena. E non vittoria, ma successo. Cioè, tutto, usare un linguaggio più civile, perché altrimenti può venire anche l'idea, siccome tutto è invincibile, lasciamo andare la crisi, tanto c'è la crisi, lasciamo andare la crisi al suo esito. Ma a questo punto della crisi, quando la riforma non è più possibile, l'esito è la barbarie. O tu riesci a mettere in moto l'alternativa, o socialismo lo chiamava Rosa Luxemburg, o barbarie. Siccome di socialismo non si vede neanche l'ombra, ma la barbarie cresce davanti a lasciare andare le cose per il loro verso, e la barbarie è sicura. Io userei questi argomenti in forma appunto non cattedratica, severa, facendo la predica, ma chiamando tutti e tutte, sempre tutti e tutte mi raccomando, a verificare se nel loro dintorno c'è per caso qualche segno di alternativa, allora moltiplichiamolo, o se ci sono tanto segni di barbarie, allora vediamo cosa ne esce, altrimenti finiamo dentro lì. Per questo io ci tengo tanto, sono veramente d'accordo che i comitati siano tanti, non intercompetitivi, va benissimo. L'importante è però che noi riusciamo a rimotivare alla politica il numero maggiore possibile di cittadini e cittadine. La sovranità appartiene al popolo, non prevede delega. Appartiene al popolo che la esercita. L'esercizio della sovranità è la prima attribuzione popolare. Tutto il resto è una, come dire, lo Stato è una forma, come è noto, violenta. La violenza legittimato dello Stato si chiama forza militare, forza di polizia, eccetera. Vogliamo uscire da questo, vogliamo avere una società che si autogoverna, che si autogestisce, insomma. Quindi c'è molto da fare sul terreno della rivoluzione culturale, per adoperare un termine, che anche questo si può usare. E si può anche praticare la rivoluzione culturale, basta avere la testa, ce l'hanno tutti, è molto diffusa la possibilità di discorrere, di discutere, di pensare. Ancora, insomma, l'avvelenamento diffuso dai miasmi degli ultimi anni di politica non ha ancora conquistato le teste, le ha soltanto demotivate. No, guardate, io giro come una pazza, veramente giro come una pazza, e praticamente ovunque si trovano gruppi, gruppetti, gruppini, piccole organizzazioni di persone, uomini e donne, ragazze e ragazzi, bambini e bambine, che hanno in mente qualche cosa e per qualcosa fanno anche delle cose. E basta dire che così va bene, continuiamo. Insomma, persino un poeta, finisco subito, persino un poeta come Montale, che ti dice, ti dà un'immagine del presente che è terribile, è tutta la vita una muraglia che ha in cima cocci e guzzi di bottiglia, poi ti dice cerca la maglia rotta nella rete, che non è possibile che la realtà sia davvero una muraglia che ha in cima cocci e guzzi di bottiglia, vuol dire che l'irrazionale ha vinto da circa 3.000 anni, ce ne saremmo accorti, scusate. Grazie davvero. E tutti questi comitati, comitatini, direi, oserei dire comitati di condominio, come diceva anche l'avvocato Besosti, hanno bisogno però di una spinta, di parole chiave, di un aiuto anche dal punto di vista spendibile, dal punto di vista informativo, un aiuto anche mediatico se possibile. Com'è possibile fare in modo che tutto questo diventi semplice, che possa essere facilmente trasmissibile? Si sta preparando del materiale a livello centrale che cerca di rendere chiare nel modo più possibile quali sono le questioni. Però non possiamo affidare questo a dei comunicatori, gli esperti di propaganda pubblicitaria, anche perché non avendo mezzi non possiamo, detto che possiamo pagarci migliori. Insomma, allora, mettetevi anche voi in testa, a un gruppo di signore di una certa età che volevano avere degli argomenti, abbiamo chiesto: dite voi quali sono le cose che a voi vorreste sentire e volete capire per poterle trasmettere alle persone con cui vivete insieme, alle vostre amiche. Perciò è molto importante anche che domande semplici vengano fatte, perché questo è il modo per poter aiutare chi deve dare poi delle risposte, perché senza le domande
le risposte non ci sono e non possono essere esatte. C'è certamente il grosso problema è quello dei mezzi televisivi in maniera particolare. L'ho potuto constatare adesso recentemente che, avendo un tribunale accolto 6 dei 13 motivi di incostituzionalità e che l'ha mandato alla Corte Costituzionale, creando un certo sconcerto da parte del governo, ci sia stata la stampa, che però ha sempre meno diffusione, la stampa scritta, che ha chiesto notizie, ha voluto sapere quali erano le questioni. Dalla televisione, da tutte, comprese quelle di Berlusconi, che in questa fase dovrebbero essere contro, non è venuta una richiesta. Non c'è stata una richiesta di chi aveva ottenuto questo, che è il comitato che sto organizzando, nulla, nella maniera più totale ed assoluta. E questa è una cosa tipica nostra. Mi ricordo, questo non un aneddoto, perché quando è stata mandata dalla Corte di Cassazione alla Corte Costituzionale il Porcellum, che era il 17 maggio del 2013, in quel periodo non ero in Italia, ero in Cile all'Istituto di Alti Studi Sociali, dove si doveva discutere delle riforme costituzionali che stava facendo il Cile. Perciò non l'ho saputo direttamente della decisione, l'ho saputa indirettamente dal consolato americano che ha telefonato al mio studio perché voleva avere notizie di questa cosa, che volessero valutarla. E poi, quando sono tornato, gli ho risposto quali erano i problemi e loro erano rimasti stupiti di un fatto. Dice: ma da noi, se 3 cittadini ottengono che una legge elettorale venga dichiarata incostituzionale, diventavano degli ospiti permanenti delle televisioni che gli chiedevano cosa era successo e cosa avevano fatto. Qui non è successo assolutamente niente. E anche adesso siamo nella stessa situazione. Cercheranno di addormentare con finti dibattiti, perché quando vedo che discutono di leggi elettorali, molto spesso mi accorgo che chi viene chiamato in rappresentanza di un partito o dell'altro, specialmente di quelli che le hanno approvate, effettivamente non sanno nulla e danno delle disinformazioni invece che delle informazioni. Torno a ripetere la cosa importante: informare, proprio la vostra cerchia, come se doveste commentare una partita di calcio. Questo è l'unico modo, a mio avviso, per raggiungere il maggior numero possibile di persone. Grazie, Avvocato Pesostri. Io chiederei alla senatrice De Petris qual è a questo punto anche il rapporto, visto che c'è una domanda che parla di... che dice: la vittoria del no passa sicuramente anche dal voto del Movimento 5 Stelle, come possiamo coinvolgere per sostenere la nostra battaglia? Allora io chiederei com'è il rapporto che si deve mantenere, secondo lei, con tutte le altre forze politiche rappresentate e non rappresentate all'interno del Parlamento per poter portare avanti questa battaglia, perché da molti già, se le forze di sinistra, per esempio, che sostengono i comitati e il coordinamento per la democrazia costituzionale, sono state additate di fare l'alleanza con il centrodestra, fare l'alleanza insieme a partiti come la Lega Nord, come Forza Italia, in una battaglia contro il PD. Direi che cosa risponde a questo. Intanto, per essere molto chiari, il comitato per il no, che è stato presentato tra l'altro in Parlamento proprio il giorno che si votava la revisione alla Camera prima dell'ulteriore ultimo passaggio al Senato, è un comitato che ha per primo, insomma, con presieduto da Pace, messo in campo l'iniziativa, cioè l'iniziativa dell'associazione del comitato referendaria, chiamando tutti moltissimi costituzionalisti. C'è stata una scelta, noi aderiamo, ma le forze politiche, diciamo, dentro formalmente, insomma, non sono quindi nel comitato. Noi aderiamo al comitato, sosteniamo, e questo perché? Per una scelta che è stata fin dall'inizio quella, diciamo, di avere una possibilità di un allargamento sempre più ampio. Ma quel comitato, però, su questo bisogna essere chiari,
non è il rappresentante anche dell'altra parte che con motivazioni diverse si è opposto alla revisione costituzionale, perché sapete è stato predisposto, non so se è stato poi alla fine formalizzato, ma in conferenza stampa c'è un altro comitato che è costituito da Forza Italia, Lega e non so se anche Fratelli d'Italia, questo non me lo ricordo, che è fatto da altri costituzionalisti del centrodestra. Quindi diciamo, questo per essere chiari, i due comitati sono distinti perché hanno ovviamente motivazioni, impostazioni, impianti anche diciamo dal punto di vista giuridico e valoriale molto diversi. Il Movimento 5 Stelle, voi sapete, si è opposto anch'esso diciamo a questa revisione costituzionale. Nel primo passaggio, quando prendeva le mosse dal Senato, io lo devo dire con franchezza, insomma, non particolarmente, poi dopo in una seconda fase insomma è stato invece ampiamente coinvolto in questa iniziativa, non aderisce formalmente a nessun comitato, né al nostro comitato per il no, né a quello ovviamente dell'altra parte, insomma del centrodestra, chiamiamolo così. Però diciamo, dal punto di vista dell'impegno, io penso che loro avranno e hanno diciamo in qualche modo annunciato e preannunciato anche iniziative tutte quante a sostegno del referendum e quindi del no. Ora, qui non è quindi un problema di rapporti, è un problema evidentemente di valutazioni che sono, per quanto ci riguarda, non devo ripetere quello che ha detto poco fa Dattore, per noi questa è l'iniziativa politica fondamentale su cui concentrarsi in questi mesi, perché sappiamo tutti perfettamente che se vince il sì, noi ci troveremo appunto alla fine del sistema della democrazia repubblicana così come l'abbiamo conosciuta, e se invece vince il no, io penso che davanti a noi ci sono tutte le possibilità non solo di rimettere in discussione la legge elettorale, ma torno a ripetere, di tornare in campo per rimettere in discussione totalmente il Jobs Act, la buona scuola e altro. Ci siamo dimenticati la riforma della RAI, tra l'altro, in tutto questo, no, nel nostro dibattito, però per dire come le questioni fondamentali che riguardano proprio i principi, le libertà, cioè i diritti fondamentali, sono stati in questi due anni tutti intaccati. Non ritorniamo sui problemi che abbiamo già affrontato, ma voi avete mai visto in Europa, in Bulgaria, solo in Bulgaria, che è la RAI, il servizio pubblico, è completamente alle dipendenze, lo stiamo vedendo, dell'esecutivo. Questo, lo slogan è facile, tu vuoi un uomo solo al comando o no? Perché questo poi dal punto di vista anche della sostanza, no? Quando si va al dunque di quello che sta accadendo, quindi non solo della revisione costituzionale ma tutto il coronario su cui noi dobbiamo chiamare e contribuire a fare l'informazione e chiamare i cittadini. E su questo io penso che noi dobbiamo provare anche a costruire, lo dico per i 5 Stelle perché forse può essere più facile, anche se è noto a tutti che il Movimento 5 Stelle non fa mai iniziative insieme diciamo con altre forze politiche, non lo fa neanche in Parlamento, ma io credo che dovunque, nel lavoro capillare, nei quartieri, nelle zone, nei territori, bisogna chiamare in qualche modo e coinvolgerli singoli per fare banchetti, iniziative, informazioni. Questo per noi è fondamentale. I sondaggi ha ragione Alfredo, questa è una partita tutta aperta. Avete visto questa mattina il sondaggio su Repubblica? I punti di gradimento del governo sono scesi tantissimo, i numeri anche sul sondaggio sul referendum non sono trionfalisti come erano magari due mesi fa. Questa è con il lavoro di questi mesi noi possiamo davvero giocarcela, non è affatto scontato, perché uno che sta come segretario del PD
che come Presidente del Consiglio, come dice qualcuno che non c'è alternativa, al 40, sette punti mi pare di ricordare, significa, e avendo lui costruito il plebiscito su se stesso, vuol dire che noi la vittoria del no contro questa riforma è alla nostra portata, è assolutamente alla nostra portata. Questo dipende dalla capacità di saper spiegare, dalla capacità di stare in campo sempre con le iniziative capillari e del più ampio coinvolgimento. Che il centrodestra faccia il suo comitato, non so se si attiverà, ma insomma in qualche modo lo ha messo in campo, e per quanto riguarda noi, dovunque, dobbiamo avere la voglia, la forza, la capacità di iniziativa di coinvolgere molti altri. Ci serviranno dei testimonial, certo ci servirebbero, perché noi abbiamo un problema di comunicazione, ce l'abbiamo certamente, e quindi non solo di slogan facili, ma anche quello di avere, diciamo, come si faceva e si è sempre fatto in tutte le iniziative più importanti nella nostra storia, quello di cercare di far schierare, di chiamare a pronunciarsi persone, insomma, che rappresentano comunque qualcosa o sono punti di riferimento importanti anche per quanto riguarda l'opinione pubblica. E quindi questo è poi alla fine. I 5 Stelle la faranno veramente? Questo francamente io non saprei dirlo, ma il loro elettorato, io penso che non hanno bisogno di essere chiamati da un capo, non è che hanno bisogno di essere chiamati da Casaleggio per andare a votare. Molto di quell'elettorato, qualcuno si sarà anche deluso, lo ha, come dire, sarà, io credo, coinvolto nella nostra capacità di iniziativa. Chiudo dicendo, guardate che quando abbiamo vinto il referendum sull'acqua e quelli sul nucleare, no? Era stato un lavoro tutto sotterraneo. Vi ricordate qualche trasmissione televisiva? Vi ricordate qualcuno che ha detto parole chiare o ha spiegato che cosa c'era in ballo? No, non c'è stato assolutamente, ed è stata una sorpresa per tutti, anche per molti che erano scettici, che dicevano tanto non si raggiunge il quorum, e invece è stato un risultato assolutamente straordinario. Quindi io penso davvero che è alla nostra portata. Grazie. Grazie, Loredana. Una domanda un po' per alleggerire tutto, Alfredo. Un compagno della platea ci chiede che dopo tutto questo, io aggiungerei anche dopo l'abominio della legge sui diritti civili, che è tutto il percorso che c'è stato in queste ultime settimane, che cosa pensa del PD? E questa è... E invece una domanda un po' più... parliamo di argomenti che riguardano il futuro, vinciamo il referendum e credo l'argomento PD passa abbastanza. Invece una domanda più di sostanza, come leghiamo questa, un po' l'hai accennato prima, ti chiedo magari di spiegarlo meglio, come leghiamo anche il fatto che la nostra Costituzione è fondata sul diritto al lavoro, è fondata sulla nostra Repubblica, è fondata sul lavoro, con il fatto che questa riforma costituzionale implica anche insieme alle altre riforme che ci sono state, il Jobs Act su tutte, implica anche un impoverimento del mondo dei mondi del lavoro, perché dobbiamo cominciare a chiamare le cose come sono, non c'è più un mondo del lavoro univoco, ma ci sono più mondi, più lavori, e anche questa riforma, questa revisione costituzionale può avere un impatto negativo, soprattutto nel momento in cui, e qui è una domanda anche un po' provocatoria, non tutti i soggetti rappresentativi del mondo del lavoro partecipano a questa battaglia, e come fare per fare in modo che questi soggetti da qui a ottobre si facciano portatori di questa... chiedo scusa per la parola battaglia, mi è venuto in mente come fare per far partecipare anche questi soggetti? Ma io credo che puoi danneggiare l'avversario, il qualificato. Ah, è vero.
Allora usiamo lotta o confronto, dialettica democratica, insomma intendiamo quello. Io mi riallaccio a quello che diceva Loredana De Pretis per il Movimento 5 Stelle, su cui anch'io non vedo ancora grande